sostanzialmente ci scriviamo l'intesa su una serie di criteri che indica il Ministero, poi bisognerà lavorarci. Sapete che c'è a parte un fondo che era extra fondo nazionale del sistema sanitario, che era 50 milioni, poi era stato replicato, comunque adesso vedremo quello che aggiunta sarà. Vediamo se è possibile cominciare a ridurre complessivamente nel paese, se anche grazie a questo piano sarà possibile, dopodiché tocca alle regioni. Voi sapete che state parlando del presidente di una regione che dal 54 l'ha portato al 97%, entro i primi 30 o 60 giorni le liste di attesa delle prestazioni cosiddette di prima fascia, no? Quindi circa 40 anni di casa del Ministero. Per farlo abbiamo messo risorse, assunto più personale, aumentato i giorni e gli orari in cui si può visitare, introdotto la penalità per chi prenota e non disdice entro 48 ore, che ha fatto crollare un numero enorme di persone che prenotavano e poi non si presentavano, pensando che non fa nulla di male, però anche quella diventa spesa pubblica, no? Insomma, queste sono ricette applicabili però a tutta l'Italia. Noi non vogliamo insegnare niente a nessuno, certo queste, anche quando incontrammo il ministro, le indicammo come ipotesi, tra virgolette, virtuose, che hanno funzionato laddove applicate. Dopodiché, ripeto, è meritorio che oggi abbiamo trovato un'intesa tra regioni e governo, perché comunque in questo paese il tema dei troppi tempi per attendere una prestazione sanitaria obiettivamente sono un problema da provare ad aggredire e ad arginare. Speriamo che tutto quello che comincia a essere messo in campo, che dovrà essere messo in campo, possa trovare una sua ragione d'essere. Ma certo serviranno anche le risorse certe, perché come capite c'è bisogno anche di più personale, è utile che ci sia. Nell'intesa è previsto anche questa richiesta? L'intesa, quali sono i punti? La richiesta era prevista nel fondo che è stato stabilito e che una volta che sarà determinato e certificato, ripeto, extra fondo, quello di riparto, potrà dare una mano e un aiuto, insomma. Ma sentiamo se sono gli obiettivi? Sì, ci sono una serie di criteri, di obiettivi che dovrà essere messo in campo e poi dopo dovrà essere implementato e valorizzato poi dalle singole regioni, perché stiamo sempre parlando di una sanità pubblica che è in campo delle regioni. Ma secondo lei i punti cardine di questa intesa quali sono? No, i punti sono quelli di provare a darsi dei criteri, degli strumenti, alcuni vi ho anche indicati, che possano portare a una soluzione, ma ripeto, siamo solo all'inizio, però credo che sia meritorio da apprezzare il fatto che finalmente ci si provi a dare unitarietà in una sfida come questa. Grazie.